Oddio. Ditemi che sto sognando, no. Ditemi che sto sognando. Ma che ha fatto io questa sera? Ma che ha combinato io questa sera? No. È più forte di me. Ragazzi, scusatemi, è più forte di me. Non riesco a non ridere. Oh mamma mia. No, questo è il cappello verde speranza che io ho messo in onore della Juve, sperando che anche quest'anno arrivassero in finale e poi la perdevano. Ho sbagliato, quest'anno io sono fermato ai quarti. La prima squadra seria che hanno trovato, il Real, fatti fuori. Segati, 3-0. Mamma mia che gol ha fatto Cristiano Ronaldo questa sera. Mamma mia che gol ha fatto Cristiano Ronaldo questa sera. Voi non ci crederete. Costa la destra, Carvajal, Ronaldo. Oh mamma mia, ma come cavolo si fa? Io non ci voglio credere, è qualcosa di... Mi dispiace anche. Lo so. Loro ci provano ogni anno. Ci provano ogni anno. Va bene, buonasera a tutti. Buonasera a tutti qui nel mio canale. Ragazzi, più forte di me, io la odio. Mi dispiace per tutti i tifosi juventini, per tutti gli italiani, ma è più forte di me. Purtroppo, anche questa sera abbiamo avuto la riprova che la Juve in Europa non conta niente. Conta nulla, come Pinocchio, non conta un cazzo. Eh sì, purtroppo è vero. Purtroppo, se la Juve in Italia... E conta qualcosa, purtroppo vince lo scudetto da un bel po' di anni consecutivi, dobbiamo dire che in Europa, mamma mia, mai, non vincono mai, manco per sbaglio. C'è due Champions, una gliel'hanno rubata in pratica con quello schifo con il Liverpool, Quaisel, e l'altra la finale di Roma nel 96. No, no, quando ero piccolo non me lo ricordo più. Una finale di Roma con l'Ajax dove vinsero ai calci di rigore, dove pare che erano pure dopati in pratica. Vabbè, ma che vogliamo dire. Ma mi dispiace quest'anno che non sono arrivati in finale, perché io volevo che arrivassero di nuovo in finale per vedere un'altra finale della Juve e poi vedere un'altra volta la faccia di tutti quanti juventini. Così. Guardate, lasciate perdere. La Champions League non è per voi, lasciate perdere. C'era solo una squadra che era abituata a vincere i Champions in Italia e purtroppo adesso quella sta arrivando al fallimento. Vabbè, comunque, continuo a ridere io, non lo so perché. Abbiamo visto, purtroppo, anche questa sera, se ce ne fosse bisogno, che il calcio italiano si trova molto, 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 molto indietro rispetto a quello spagnolo, a quello inglese, calcio tedesco. Purtroppo il livello del calcio italiano, se pensiamo che la Juventus è la squadra più forte nel campionato italiano, fa queste figure barbine con una squadra spagnola, il Real, che quest'anno non è neanche primo in classifica, c'è il Barcellona, vi fa capire il livello, la scarsezza tecnica del campionato italiano. Purtroppo siamo passati dall'essere il primo campionato europeo
Adesso non lo so se siamo dietro la Spagna, l'Inghilterra, la Germania e la Francia. Forse la Francia no, però non siamo più il primo campionato, sicuramente siamo quarto. Dispiace dirlo, perché qui abbiamo visto gente come Maradona, Van Basten, i vari Zidane, vabbè. Savicevic, ci sono stati tanti Batistuta, Totti, Del Piero, Inzaghi e via dicendo. Ceichenko, ne abbiamo avuti veramente, veramente, veramente tanti di campioni. Purtroppo il nostro calcio si è andato a far benedire insieme alla nostra economia. Purtroppo se non ci sono i soldi non si possono comprare i giocatori, se non ci sono i soldi non si possono mantenere i giocatori e quindi il risultato è questo qua. Non vale per la Juve questo discorso, perché la Juve ogni anno quando spende, però evidentemente il valore tecnico delle altre squadre è ancora troppo superiore. Real Madrid che ha giocato a calcetto stasera con la Juve, due gol di Cristiano Ronaldo e un gol di Marcelo, il socio di Ficarra e Picone, Marcelo. E poi due traverse anche del Real Madrid, se no la partita poteva finire anche 5-0. Si sono contenuti stasera. Io ho azzeccato il mio pronostico, può confermarvelo il mio collega di lavoro. Nico, commenta, che è stato, cosa ti avevo detto questa mattina? Che il Real ve ne faceva 3? Preciso, come al solito. Non sbaglio una, eh. Non ne sbaglio una. Per il pronostico della partita di domenica Palermo-Pescara, ve lo dico il giorno prima. Il mio pronostico. Niente. Che dobbiamo dire? Mi dispiace per tutti i tifosi doppiofedisti, ma la Juve è questa qua. Il calcio italiano è questo qua, a livello europeo. E quindi che dire? Io lo chiuderei qui il video. Vi posso solo dire, mi dispiace, anche il prossimo anno ci riproviamo un'altra volta. Purtroppo è così. Ci riproviamo anche il prossimo anno. A vincere sta Champions. Ma quanti anni sopra? Io non vinco Champions, non da 6. 2006 sono già 22, 21 anni. 22. Fa come l'Inter, ogni 50 anni una Champions. Andiamo bene. Ma Higuain, quando lo fa un gol in Europa? L'anno prossimo. Dybala? Vogliamo parlare di Dybala? Un po' sopravvalutato. Non è un po'. A me pare un po' sopravvalutato il ragazzino. Comunque, o saranno i soldi che gli ha dato la testa, questi ultimi 2 anni, sai, il contratto, la villa, le cose. Non lo so. Il Real è un'altra cosa. Cristiano Ronaldo, Benzema, Kroos, chi ci sta? Casemiro, Marcelo, Sergio Ramos. Un altro livello. La Juve non può giocare con Bentancur, la Coppa Campioni. Con Bentancur. E al ritorno quanti ve ne fanno? Vabbè. Lasciamo perdere, è andata male anche quest'anno. Mi dispiace, ma purtroppo è così. Adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, commentate, condividete, mi raccomando, soprattutto iscrivetevi al mio canale, fatemi questo regalo. Buona serata a tutti e sempre Forza Pescara. Ciao.